1914 scoppia la guerra mondiale. Trieste va in guerra un anno prima del resto dell'Italia, perché ancora Italia non eravamo. Se va in guerra, ma i triestini, insomma, si sa che avevano una grande capacità per, insomma, va avanti ti combattere che dopo arriverò mico la calma, insomma. E da qua nasceva una grande specialità dei triestini, che era il pomigar, dalla pietra pomice, ovvero si lustrava le pignate, stava in drio per lustrare le pignate piuttosto che andare a combattere. Da qua nasce una delle canzoni forse più celebri del periodo, Piero Pomiga, maestro. Persi confusi, noi galera più testa, e passando per barriera una guardia ne resta, la mesniaca in canon che non va paron, e con tutto che son 18 mezzo orbo e malamma, quel primario dal muso rotto in Galizia mega manda, ai zwei passi del ferro, ai zwei salvi del ferro. Per noi triestini già dire Cechelin esprime un mondo, quindi è difficile spiegarlo a un romano. Sicuramente a un romano si fa un parallelo, che poi non è del tutto un parallelo. Quando si parla di Cechelin viene spesso accostato a Petrolini, anche se le anime erano totalmente diverse per credo e per espressione, ma il periodo, l'aspetto e anche il modo, insomma, il teatro musicale, il bisogno della musica nella parola, nel teatro, era assolutamente... li univa. Non si può spiegare Cechelin, bisogna sentirlo. Abbiamo la fortuna di avere un dialetto, anche il dialetto ovviamente parlato e scritto da Cechelin, che è un dialetto di Ceppo Veneto, quindi si capisce quasi dappertutto. In alcune parti no, ma poi su quelle parti si può magari giocare, ma le battute poi si fondono su delle... si fondano proprio le loro basi su dei meccanismi comici ormai molto assodati, che però non devono essere riproposti come all'epoca, ma citati, perché ovviamente l'umorismo dell'epoca non è più l'umorismo di oggi. Noi non ridiamo più per determinate cose, alcuni doppi sensi non ci fanno più ridere, ma sono per noi ormai tristemente scontati. Ma invece, se vengono citati come così tributo dell'epoca e del personaggio, allora vengono capiti e apprezzati anche da chi magari non l'ha visto, e per generazione e anche per geografia, pur avendo Cechelin girato tutta l'Italia con il dialetto triestino, unico caso tuttora esistente, insomma. E se te capita il morbin, faghe da veder de bon triestin, ma in mezzo a ste disgrazie un tuo ricordo mes John fa tutto il cuore de nostalgia, e la me fa sperar e tutto sopportar pensando a ti lontan Trieste mia. Chi è per te Cechelin? Porca miseria, questa è una domanda dura. Ma per me intanto Cechelin è una persona che mi aiuta anche a pagare il mutuo in alcune, perché grazie ad alcuni spettacoli su Cechelin lavoro anche, quindi, ma è un compagno di ogni giorno, è quasi un alter ego, nel senso che intanto mi arrogo questo privilegio. Il mio nome e cognome sono le sue stesse iniziali, abbiamo delle cose in comune, quasi così a segnare una... non che io voglia né paragonarmi né... ma è una cosa totalizzante per me. L'ho studiato, lo osservo, lo guardo, ho dei suoi scritti privati e anche copioni, allora da lì si apprende anche la persona e il personaggio Cechelin, anche se poi diventa una gabbia alle volte, perché magari qualcuno pensa, siccome ti ha apprezzato e ti ha visto mettendo in scena un repertorio Cechelin, crede che tu possa fare soltanto Cechelin. Quali emozioni ti sta dando portare Cechelin anche fuori da Trieste, in giro per l'Italia e per il mondo? Sì, abbiamo avuto delle esperienze, io, i musicisti, tra l'altro io anche, mi accompagna al pianoforte il figlio di Angelo Cechelin, Livio, è meraviglioso rivedere negli occhi di qualcuno che magari l'ha visto, o chi non l'ha visto l'ha raccontato ai propri nipoti, quindi trovi
oltreoceano dei ragazzi che hanno 25-30 anni e sanno di Cechelin cose che magari dei 25-30 anni di Trieste non sanno. E lì si riaccende qualcosa, è un filo, perché insomma Cechelin era un po' la pancia di Trieste, la voce di Trieste, e da lì si rivede questo fil rouge che unisce Cechelin e la propria città. E può capitare il sergente che mi dà una filata e minaccia una piada, Verfluchter, irredente, du merci Renzo Schlecht. Sì, signor, con le gambe de pec, salame lec. Che dico con bella maniera che a Trieste la pensa così, se altrimenti noi vinci la guerra, ciò noi la vinci neanche comì. Ai sai, anche trucchi, ai sai, e mamalucchi, qua per poterla scapolar non resta altro che comigar.